Due casi di coronavirus sul territorio già accertati, ma soprattutto uno dei due relativo ad un operaio di un opificio conciario. Così, dopo l'invito del sindaco Michele Vignola, a Solofra inizia la chiusura alla spicciolata dell'intero distretto. Al momento alla misura preventiva hanno risposto circa il 60% delle aziende, ma molte altre hanno annunciato l'adesione alla disposizione straordinaria anticontagio. L'ok è arrivato dopo una consultazione tra primo cittadino, sindacati e imprenditori. Le chiusure variano da una a due settimane e c'è già la firma sulla cassa integrazione per due grandi aziende del distretto conciario. La situazione sul distretto conciario in merito al coronavirus, noi come sindacati CGL e CISL abbiamo raccolto l'invito del sindaco, anzi c'è stata prima una consultazione tra le parti, perché sul distretto insistono delle attività, specialmente i conti terzi, che qui la lavorazione è a stretto contatto e quindi la possibilità del contagio è alta, e visto che in tutte le aziende abbiamo mandato il protocollo sulla sicurezza per rispettare tutte le regole in base all'accordo nazionale tra sindacati e governo, tra moltissime aziende si è deciso per una, massimo due settimane per il momento, di chiudere per mettersi a posto su tutta la sicurezza e anche per fronteggiare questa emergenza del contagio. Ad oggi registriamo già un 60% di aderenza alla chiusura delle attività produttive e si sta proseguendo. Nella mattinata di oggi abbiamo firmato la cassa integrazione per le due grandi aziende del distretto, che si fermeranno per due settimane, e vediamo i prosegui come saranno, ma pensiamo che il distretto in giro di pochi giorni arriverà alla chiusura totale.